Io volevo partire da un presupposto, volevo partire dal fatto che dobbiamo fare sì le infrastrutture, siamo d'accordo, come anche quello che è il nostro percorso che ci porta appunto tramite il programma elettorale regionale a costruire, sì, a fare delle opere. Queste opere però, attenzione, le dobbiamo fare perché devono avere uno scopo ben preciso. Quindi noi dobbiamo spendere i soldi per fare le opere, non dobbiamo fare le opere per spendere i soldi. Così eviteremo anche quelle che sono, mi sento di dire, dei conflitti di interessi che poi eventualmente andiamo anche a vedere. La Toscana, con, non devo dirlo io, abbiamo delle bellezze che assolutamente nessun multinazionale o grande azienda italiana potrà delocalizzare da un momento all'altro. Non potranno mai spostarci nelle nostre colline, nelle nostre spiagge e quindi quello che è tutto il nostro patrimonio culturale, parliamo anche di quelle che sono le nostre eccellenze, che vanno dalla moda, dal nostro ingegno fino ad arrivare all'agroalimentare. Abbiamo ripetuto, è il turismo, sarà il turismo la nostra chiave di svolta, la nostra chiave che porterà a risolvere il problema popolazionale della Toscana. Andando anche a proporre, per esempio, pensando a Capraia, ad una speciale area dove sarà consentito uno sconto, togliamo finalmente queste benedette accise sul carburante. L'isola sarà eventualmente una sorta di, voglio pensare a Campione d'Italia, piuttosto che per dire, dove te arrivi con la tua imbarcazione e puoi comprare il gasolio a uno sconto eccezionale. Quindi porterai turismo e porterai persone. Quindi questa potrebbe essere già un'altra proposta che potrebbe partire dalla nostra commissione, dove potremmo dare questo tipo di risposta immediata, perché basterebbe questa piccola, diciamo, fra virgolette, azione per poter avere questo tipo di incentivo, senza andare a fare grandi progetti. Già piccoli passi potrebbero essere appunto quelli ideali per portare avanti un percorso che ci accomuna a tutti senza alcuna differenza.